Corrias, presidente della regione, e l'onorevole Muretti, col sindaco di Sassari, assistono alla cavalcata sarda. Chi vede i monili delle donne di Quartu Sant'Elena, i signorili e fastosi ricami delle vesti d'Orgusolo, pensa che un libro degli splendori stia sfogliandosi in immagini vive. Si dimentica che questa terra sta lottando per uscire dalle condizioni di area depressa. Un colore di leggenda si sprigiona dai mamutones di Marmoiada, con le mastrucche irte di campani e le maschere di legno. Più di 3.000 i costumi provenienti da 50 comuni. Passano le squadre di questa arcaica cavalcata di primavera. I gentili plotoni, i miliziani di Cagliari, dall'andatura fiera e solenne. Poi si sferra la bardana dei cavalieri di Fondi e pare che la Sardegna dal suo passato galoppi verso il domani. Sassari, 54 comuni della Sardegna sono presenti con gruppi in costume per la 7ª edizione della tradizionale cavalcata. Scuotendo ritmicamente i campanacci si presentano i caratteristici mamutones dal volto celato dietro cupe maschere di sughero. Sfilano dinanzi a migliaia di turisti i tipici costumi ricchi di un fantasioso e stupendo cromatismo. Accende i colori il caldo sole di maggio, costringendo gli spettatori a proteggersi con copricapi approssimativamente orientali. Né è da meno il presidente della regione. In un immenso affresco animato si snoda il galoppo di 100 cavalli, concludendo una festa che la primavera rinnova ogni anno a simbolo di una tradizione secolare e sempre viva.